proteste dei lavoratori dell'Ippica nella capitale. La notizia dei giorni scorsi e la chiusura dell'ippodromo di Tor di Valle a Roma è stato soltanto il segnale di una crisi generale che sta attraversando tutto il settore. A nulla è valsa la notizia dello sblocco da parte del Ministero dell'Economia di 30 milioni di euro, denaro utile al pagamento dei premi del 2012. 1500 dipendenti del settore sono scesi in piazza, manifestando il loro dissenso sotto lo stesso dicastero. Secondo l'opinione di alcuni degli addetti, l'attuale situazione sarebbe solo il culmine di una tendenza che si è venuta a delineare almeno dal 1996. È da quell'anno che è cominciato un decremento delle attività produttive con una conseguente crisi del settore. Alcuni rappresentanti dei lavoratori vedono nel pressante intervento statale l'impedimento per un equilibrato sviluppo competitivo. Sarebbe la burocrazia, dunque, con le sue norme autoreferenziali, a causare un arresto degli utili generati dalla produzione. Momenti di tensione si sono registrati tra manifestanti da una parte e carabinieri e guardia di finanza in assetto antisommossa dall'altra. Le forze dell'ordine hanno risposto con impeto al lancio dei petardi da parte di alcuni manifestanti, poi si sono schierati a difesa del ministero con l'ausilio di mezzi blindati. La crisi delle scommesse legate alle corse ippiche potrebbe causare la chiusura di alcuni ippodromi e alcuni centri di scommesse. Oltre ai dipendenti e alle aziende interessate, dunque, a risultare danneggiato potrebbe essere l'intero indotto che ruota attorno al mondo dei cavalli,